Prendiamo questa giornata di formazione, di educazione enogastronomica, per capire meglio quella che deve essere l'obiettivo di Qui si mangia Cilentano, un progetto che nasce dai ristoratori di Camerota, che ha coinvolto l'istituzione La Perla del Cilento, il gruppo di acquisto solidale, Dieta Cilentana. E insieme dobbiamo portare avanti discorsi condivisi per il territorio. L'abbiamo anche candidata per i progetti della Carta Europea del Turismo Sostenibile e insieme al Presidente Giuseppe Rivello, che ringrazio, il Presidente della Condotta Slow Food Camerota e Golfo di Policastro, con gli amici José Lamanna, Mimmo Gaiazzo, Giorgio Iannuzzi e tanti altri ristoratori, vogliamo che questo progetto diventi la rete della qualità delle nostre tavole e per i nostri ristoratori. Quindi ci auguriamo che questo progetto possa diventare veramente avere una base territoriale per la genuinità e per la soddisfazione degli ospiti del Cilento e Vallo Quella di ridurre l'assorbimento del colesterolo è anche quella, e oggi se ne parla anche con grande interesse, è che è capace di dare un senso di sazietà tale per cui i pazienti che sono leggermente robusti possono essere indotti, diciamo, a un consumo di alimenti ulteriori. Dottore Riccardo Marmo, noto gastroenterologo qui del nostro Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, oggi qui per la presentazione del ruolo per i ristoratori dell'olio extravergine di oliva. L'olio extravergine d'oliva è un'icona della dieta mediterranea e quindi come tale va preservato nella sua qualità e nel consumo, un consumo consapevole, sapendo che quando noi mangiamo mediterraneo ci aiutiamo con la salute. Questi alimenti mediterranei vanno conditi con olio extravergine di oliva, perché questo è l'olio, è il grasso con cui noi dovremmo sempre condire i nostri piatti, perché arricchiamo ulteriormente il valore nutrizionale della dieta mediterranea. Dottore, per gli amici di Cilento TV e le tante casalinghe che guardano la nostra trasmissione, ci siamo già visti in occasione della presentazione del progetto Qui si mangia Cilentano, un segreto per la cucina delle nostre massaie, cioè come utilizzare al meglio l'olio extravergine di oliva anche per i piatti semplici, i piatti della nostra mangiare cilentano. Il consiglio è quello di utilizzare quanto più possibile, diciamo crudo, ma l'olio si presta bene anche per delle fritture, facendo bene a fare in modo che la frittura venga bene. L'olio deve raggiungere una certa temperatura, è bene che non raggiunga mai il punto di fumo, cioè quando l'olio o lo mettete in pentola o in padella, vedete che comincia a cacciare troppo fumo, la temperatura è troppo alta, va abbassata, perché all'interno di questa temperatura così alta si possono creare dei composti che portano danno alla salute stessa, e quindi la frittura va bene con l'olio extravergine di oliva, però dovete raggiungere una temperatura che non dovrebbe superare i 180 gradi. Concretamente si può vedere, ciascuno delle signore che ci ascolta lo sa, che quando l'olio comincia a movimentarsi, diciamo così, è giusto il momento, si può fare un tentativo con alimenti che non contengano olio. Mi raccomando alle signore che quando fanno le fritture di fare in modo che l'alimento che devono inserire nell'olio contenga poco acqua. Questo non soltanto per gli schizzi che può provocare, ma perché quell'acqua favorisce la decomposizione dell'olio e quindi anche un aspetto nutrizionale, oltre che un aspetto, diciamo, di sicurezza per se stessi, perché quando schizza l'olio ed è caldo, insomma, si capisce che se ti colpisce, diciamo, fa male. Bene, con Mimmo Gaiazzo qui all'Hotel America per il progetto Iteo, ma soprattutto per capire insieme ai ristoratori locali il ruolo dell'olio extravergine di oliva sulle nostre tavole. Allora, di incontri se ne fanno molti, però l'olio è ancora quasi una sorta di fantasma da scoprire. Invece l'olio è sempre stato usato, e la cosa importante è che deve essere usato, come ha detto il dottore Marmo, come dirà Raffaele Sacchi, olio extravergine di oliva, il più possibile di territorio, perché facendo questo noi aiutiamo la filiera dell'olio, dei frantoiani, degli olivicoltori, e poi noi alla fine come ristoratori dovremmo consumare quest'olio, abbinandolo
tavolo con le grandi realtà che ci sono nel Cilento, dalle verdure al pesce, alla carne, a tutto ciò che fa un po' del mangiare cilentano, e io dico sempre che il mangiare cilentano è la mamma della dieta mediterranea, una sorta di scrigno, di tesoro, di risorsa, di petrolio e di economia vera e propria. L'olio è una colonna nella cucina che ci deve stare ma non si deve vedere, però si deve sentire. Questo un po' dovrebbe essere, diciamo, il percorso di ogni ristoratore, proporre ai propri clienti olio extravergine di oliva. Addirittura una buona ristorazione, un buon ristoratore dovrebbe avere 3 o 4 o 5 tipi diversi di olio, perché l'olio, come dice Riccardo Marmo, l'olio addirittura già nel profumo inizia la digestione, quindi perché fa aumentare le papille gustative, fa secernere i succhi gastrici, quindi la cosiddetta acquolina nella bocca viene quando i profumi incominciano a partire. E allora, se noi usiamo un olio cosiddetto leggero, poi uno medio, poi affruttato intenso, noi possiamo esaltare le nostre bontà del nostro territorio, del nostro mare, della nostra collina.